mette in panchina l'epilessia, il titolo di una campagna di sensibilizzazione su questa malattia promossa dall'ICE, la Lega Italiana contro l'epilessia, e da Fondazione ICE. Nell'ambito di questa iniziativa è stata inaugurata a Roma, presso la Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico, una panchina viola, simbolo della lotta all'epilessia. Ne parliamo con Oriano Macarelli, past president di ICE. Allora, professore, la campagna ICE mette in panchina l'epilessia prosegue con grande successo e andrà avanti per tutto il 2024. Quali risultati sono stati raggiunti fino ad oggi? Abbiamo lanciato come ICE questa campagna il 12 febbraio in occasione della giornata mondiale per l'epilessia e attualmente abbiamo posizionato più di 10 panchine viola in vari punti d'Italia e altrettanto ne varranno posizionate nei prossimi mesi. Questa che vedete dietro di me qui oggi è una panchina viola molto particolare, tripla, che è stata ideata per noi da un designer statunitense trasferitosi adesso in Italia, che si chiama Chris Bangle, e che ha istituito una fondazione volta proprio a diffondere la cultura della panchina in Italia e nel mondo. Il significato della nostra iniziativa, che ha il claim Metti in panchina l'epilessia, è proprio quello di discutere della malattia, della patologia cronica che è l'epilessia, sedendoci un po' a riflettere, a ragionare con chi ne soffre e anche volendo di metterla appunto in panchina definitivamente, di cercare di sconfiggerla come malattia. Quali obiettivi vi aspettate per il futuro? Chiaramente gli obiettivi che ha l'ICE e la Fondazione ICE sono sempre quelli di promuovere il più possibile una conoscenza approfondita tra la popolazione generale riguardo le epilessie, perché questa è una malattia che stigmatizza l'individuo, che crea discriminazioni, pregiudizi, grandi ostacoli nella vita quotidiana di chi ne soffre. Quindi quello che l'ICE cercherà sempre di fare è di portare avanti delle iniziative promozionali che facciano conoscere invece la reale entità della patologia e diano anche delle soluzioni per risolvere molti problemi sia delle persone con epilessia che dei loro familiari e dei loro caregivers.